Eccoci qua, penso che ci siamo quasi, non sono sicuro, comunque mi sono preso qualche minuto di anticipo proprio per poter avere come dire, il tempo di organizzare, insomma, di fare diverse cose nel frattempo. Come dicevamo prima, innanzitutto vi voglio ringraziare chi ha, come dire, partecipato, seguito sabato scorso, che siete stati veramente in tantissimi e questo mi ha reso molto felice, molto, e mi ha anche motivato perché chiaramente è un'esperienza, come dicevo, nuova che non ho mai fatto e mi fa molto piacere che anche artisti così, come dire, così sconosciuti come può essere appunto non sconosciuti, comunque poco frequentati come Watteau, come dire, possano avere un seguito e persone che apprezzano. Quest'oggi salteremo di palo in frasca, come si suol dire, nel senso, se non altro, almeno dal punto di vista cronologico, temporale, visto che parleremo di un pittore vivente, almeno spero, fino ad ora, è molto anziano e spero che viva ancora a lungo e in ottima salute, visto che se lo merita e visto che è molto molto bravo e è un grandissimo protagonista della cultura degli ultimi 60 anni, direi. Eccoci qua. Ciao Francesco, vedo che ci sono amici già in diretta, grazie. E direi che appunto possiamo cominciare a parlare intanto di David Hockney, è un pittore britannico. Io l'altra volta ho detto anglo-britannico, pardon, anglo-americano, per una ragione ben precisa, nel senso che la sua formazione fondamentalmente è statunitense, o comunque la sua prima affermazione pubblica avviene negli Stati Uniti. Ma adesso facciamo una cronologia vera e propria. David Hockney nasce nella provincia inglese. Specifico una città che si chiama Bradford, come la famiglia Bradford, come il telefilm americano. La cosa che sto dicendo non è casuale, in realtà, sembra quasi un segno del destino. Nasce nel 1937 in Inghilterra, ha la classica formazione, nasce in una famiglia probabilmente anticonformista, il padre era un obiettore di coscienza, cosa per l'epoca veramente molto, molto importante e che probabilmente segnava e marcava il carattere delle persone. Quindi anche il contesto culturale in cui nasce è un contesto sicuramente privilegiato, quantomeno di anticonformisti e outsider, e questa cosa verrà portata avanti con grande coerenza nella sua vita. Compie gli studi come dire, classici, nel modo più assolutamente canonico, diciamo, la scuola d'arte, si trasferisce a Londra e comincia, come dire, ad avere le prime visibilità e le prime conferme in una Londra, la famosa Swinging London, cioè in questa città così, nonostante la crisi economica, nonostante tutti i casini politici, economici, scioperi, insomma, e quant'altro, dopoguerra. Un boom economico che tarda ad arrivare e insomma, tutte queste vicissitudini. In realtà lui si ritrova. Ciao Elisabetta Paola Cucci, vedo persone, io vi seguo, vi sto seguendo. E grazie di essere arrivato. Dicevo, quest'Inghilterra molto frizzante dal punto di vista culturale, cioè la cosiddetta scuola di Londra. Stiamo parlando di personaggi che si chiamano Francis Bacon, Lucian Freud, e
tantissimi, tantissimi altri. E adesso io vi sto citando solo i due più, come dire, con Hockney, anche se Hockney non fa parte della scuola, cosiddetta scuola londinese, poi vi spiego il perché. Dicevo, il nostro David Hockney si presenta alla ribalta londinese delle gallerie, insomma, di questa famosa Londra, la Londra pre-Beatle, appena appena prima dei Beatles, diciamo. E intraprende un tipo di lavoro, un tipo di percorso molto coerente con quello che succede intorno a lui, cioè si affida in un primo passo a una forma di astrattismo espressionista. O espressionismo astratto, a seconda di come lo si vuole chiamare, seguendo le orme un po' di una scuola molto molto consolidata in quel dopoguerra e che prende le mosse dall'espressionismo tedesco, da appunto tutta la scuola britannica che aveva spazzato via il classicismo. La pittura diciamo, la pittura d'accademia, no? Quella più polverosa, quella più stanca, diciamo, ormai non più accettabile agli occhi della giovane rampante generazione inglese. Una giovane generazione tenuta sotto i bombardamenti, costretta a una giovinezza per noi inconcepibile, ma assolutamente spaventosa, un incubo, che in Bacon poi si materializza nelle sue opere, e invece nel caso del nostro Hockney viene esorcizzata in una maniera del tutto inaspettata e del tutto sorprendente. Adesso vi faccio vedere intanto il punto massimo, il punto di arrivo del primo percorso londinese di Hockney. Perché primo? Perché ce ne saranno gli altri, non ultimo, recentissimamente, un paio d'anni fa c'è stata una straordinaria mostra alla Royal Academy, più di qualche 2 o 3 anni fa, insomma. Comunque, torniamo a noi. Vi faccio vedere questo dipinto che si intitola Grande processione di dignitari in uno stile semi-egizio del 1961. Questo dipinto, che io adesso terrò fermo mentre parlo, è straordinario perché nonostante sia un dipinto in apparenza molto semplice, né? Molto quasi infantile, quasi sì, sembra quasi un disegno di un bambino, in realtà racchiude già in sé tutto un percorso, tutta una consapevolezza, tutta una capacità di analisi della pittura e della storia figurativa dell'Occidente. E non solo dell'Occidente, nel caso di Hockney, questa è una cosa molto importante da ricordare, e che ha del sorprendente. Qui stiamo parlando del dipinto di un uomo di 30 anni. Nel 61 lui aveva già 34 anni, quindi nel pieno della sua maturità. Questo dipinto riassume tutto il suo percorso diciamo, ribellione all'accademismo ancora imperante. E a quel tipo di pittura, se vogliamo, forse un po', passatemi il termine, un po' trombona, un po' vecchio stile, tardo edoardiana ormai. Non dimentichiamoci che l'Inghilterra degli anni 60 è una società assolutamente, come dire, spaccata in due. C'è un'aristocrazia imprenditoriale. E non solo imprenditoriale, ma un'aristocrazia e anche una borghesia estremamente, estremamente conservatrice, a cui fanno invece, come dire, a cui si contrappone una società giovane, estremamente ribelle, estremamente battagliera e con una grandissima voglia di cambiare tutto. Quando vedo questo quadro, non posso pensare al fatto, c'è questa processione, questo è un quadro chiaramente politico, no? Vediamo, c'è un vescovo, c'è una sposa,
una regina egiziana, c'è quello dietro che sembra un uomo d'affari, ci sono delle scritte, ci sono tutta una serie di personaggi. Nel frattempo saluto Elisabetta, Francesco, Marco, che vedo che si sono accodati ora. E dicevo, questo è un quadro sicuramente politico ed è un quadro che, come dire, sancisce, anche se in maniera probabilmente inconsapevole, la fine dell'impero britannico. Cioè, noi vediamo questa processione, che lui ironicamente dice in stile semi-egizio, dove vediamo questi, anche in questo caso, come nel caso di Watteau, dei fantocci, delle figure grottesche, che con questa grande nuvola, come dire, che percorrono questo sentiero nero e sono sovrastati da questa grande e minacciosa nuvola nera. Ora, questo sembra un dipinto infantile, come dicevo, in realtà è tutt'altro che un dipinto infantile, è il dipinto di una persona che ha ben chiaro quello che sta avvenendo nella sua società. E una cosa molto interessante, poi dal punto di vista, questa è una tecnica mista, questo è un dipinto che lui ha realizzato usando, lui, Hockney è, come dire, maestro della tecnica mista, è uno spericolato sperimentatore, lo vedremo poi in tantissimi casi. In questo, un'altra premessa che devo fare è che quest'oggi noi parleremo di Hockney solo pittore, ma in realtà Hockney non è solo un pittore, è anche un designer, è anche uno scenografo, è anche uno straordinario fotografo. Quindi ha rivoluzionato completamente il modo di vedere la fotografia. Le sue opere a Polaroid sono delle opere, i suoi collage di Polaroid sono delle opere che, come dire, riuniscono e condensano perfettamente insieme. Legano insieme il mondo della pittura e della fotografia, finalmente facendole incontrare in una maniera che non ha precedenti. Torniamo al nostro dipinto che dicevo, che vi facevo vedere. Ciao Yvonne, vedo c'è anche Yvonne. Dicevo, questo dipinto. La cosa importante di questo dipinto qual è? È la dimostrazione della sua capacità di far propria tutta la pittura molto antica, per esempio, la pittura egiziana, questa figura di regina egizia, che noi vediamo al centro, arriva direttamente da un muro di una tomba egiziana. Ma anche le altre figure, anche questi colori così piatti, così come dire, primari, no? Sono di una certa pittura primitiva. A un certo punto, cosa succede a Hockney? Ciao Adriana, vedo che sei appena arrivata. Succede che l'Inghilterra gli va stretta. Sicuramente gli va stretta, è troppo, come dire, è probabilmente troppo torva, troppo piccola per lui, ed è un pittore che ha bisogno invece di spaziare, ha bisogno di grandi orizzonti. Cosa c'è di più grande, di più, come dire, spettacolare ed aperto ad un orizzonte californiano? Quindi si trasferisce in California all'età di 29 anni. Sembrerà in contraddizione con quanto detto prima del quadro che è stato fatto dopo i 30 anni. Chiaramente lui è arrivato in California con il suo bagaglio londinese e ha ovviamente avuto bisogno di un periodo, di un percorso e di una serie di conoscenze per arrivare poi a, come dire, affacciarsi al luminoso mondo californiano. Questo periodo californiano di Hollywood, di Beverly Hills, di Los Angeles è, come dire, il periodo d'oro, quello che fa diventare Hockney un pittore universale e famosissimo, un pittore estremamente alla moda, un pittore lanciatissimo sul mercato e anche molto molto furbo, è il caso di dirlo. È un eccellente imprenditore di se stesso, ha capito perfettamente. C'è una frase molto famosa di Hockney. E che recita, quando io sono arrivato a Beverly Hills, mi sono detto: Oh mio Dio, qui c'è bisogno di un piranesi, eccomi qua.
Per chi non lo sapesse, Piranesi è stato un pittore ed incisore italiano del Settecento, famosissimo per le sue vedute di Roma, vedute, capricci, ma famosissimo per le sue carceri, cioè questa serie di incisioni che fanno riferimento a luoghi fantastici, quasi una specie di applicazione di quello che noi oggi chiameremo il fantasy nel mondo della pittura. E diventò famosissimo soprattutto, e qui ci ricolleghiamo all'Inghilterra, nel nord Europa, perché tutti i nord europei abbienti facevano il cosiddetto Grand Tour, venivano in Italia o in Grecia, ma soprattutto in Italia, e facevano questo grande giro dei monumenti, delle rovine e come dire, delle grandi bellezze, la famosa grande bellezza italiana. Ecco, Hockney fa più o meno la stessa cosa con la California, solo che invece di mettere le carceri piranesiane, cioè di creare mondi di rovina, di grande suggestione romantica, insomma, cose di questo tipo, cosa crea? Crea quello che nell'immaginario propone, quello che nell'immaginario americano californiano è lo status quo per eccellenza, pardon, lo status symbol per eccellenza, cioè è il luogo in assoluto immancabile nella casa della persona riuscita, arrivata americana, cioè la piscina. Le piscine di David Hockney, che sono tantissime, sterminate e una produzione veramente sterminata e notevolissima, non sono altro che la proposta a un mercato di ciò che il mercato chiedeva. Ora, detto così, sembra un'accezione negativa, è tutt'altro che negativa. Vi faccio in questo caso, vi chiedo di andare a vedere i due link che ho messo in alto nei commenti e sono appunto The Bigger Splash, un quadro di cui parlerò dettagliatamente dopo, e un altro che sono due figure in piscina. Quest'altro che vi presento invece è un uomo sdraiato in piscina. Ve lo presento perché è una variante dello stesso tema. Perché l'ho scelto? Innanzitutto per la sua costruzione e poi perché affronta un tema fondamentale nel caso di David Hockney, cioè la sua sessualità, o meglio, omosessualità. Non dimentichiamoci che qui siamo nel 1960 più o meno. In Inghilterra l'omosessualità è ancora reato? In Inghilterra non è, pardon, negli Stati Uniti non è reato, ma naturalmente non se ne parla, non è consentito parlarne. Questo quadro è un po' il manifesto del desiderio di David Hockney. C'è questa figura mutuata dalla pittura rinascimentale italiana, sembra un nudo del Giudizio Universale di Signorelli, se lo si guarda attentamente, e sotto c'è questa piscina, questo incredibile azzurro di questa piscina, stilizzatissima, quasi fosse un affresco minoico, e qui ci riporta la grande conoscenza che ha David Hockney della pittura, di tutti i tempi e di tutte le epoche, di tutti i paesi. David Hockney è straordinario perché? Perché lui ha perfetta conoscenza della pittura giapponese, cinese, africana, sudamericana, incaica, e lo vedremo nei suoi dipinti, nel suo lunghissimo periodo, non ancora terminato, perché ricordiamo che lui è ancora vivo, non mancherà mai di sottolineare questi aspetti, di portarli avanti e di, come dire, di rubacchiare a destra e a manca tutto ciò che la storia dell'arte mondiale ha proposto. Questo dipinto, tornando al discorso delle piscine, è importantissimo perché tra gli altri è uno di quelli più importanti, come dicevo, perché appunto è il manifesto esistenziale di Hockney, cioè il desiderio di una emancipazione dalla segregazione sessuale, il desiderio di rivendicare i diritti degli omosessuali e il desiderio di, come dire, spiattellare la propria sessualità e il proprio desiderio nell'opera d'arte senza timore di censura, mentre prima doveva essere, come dire, sempre come dire, contrabbandata attraverso sotterfugi, figure mitologiche, figure eroiche,
scene di, come dire, di genere, dove la sessualità veniva, come dire, suggerita, ma mai dichiarata. Esistono dipinti di Hockney, per esempio, cosa che non ha precedenti se non in pittura clandestina, in cui appunto ci sono figure di uomini che fanno la doccia insieme, cioè che stanno di amanti, cose, e lui, come dire, fa vedere che tutto sommato non c'è niente di strano, non c'è niente di... Vi faccio un esempio, questo è un dipinto abbastanza interessante, dove appunto sono due uomini sotto la doccia. La cosa più straordinaria di questo dipinto, a mio giudizio, è quella poltrona gialla che potete vedere, che è chiaramente di matissiana memoria. Come vi dicevo, in qualsiasi dipinto di Hockney è facilissimo trovare i riferimenti di ciò che ha visto, di ciò che ama e di ciò che conosce. Andando avanti col discorso delle piscine, però, voglio farvi vedere questo dipinto che si chiama The Bigger Splash. Perché? Perché è un dipinto non solo appunto che fa riferimento alla, se lo trovo, al mondo delle piscine, al mondo della sessualità, di tutta questa serie di cose, ma è un dipinto che è diventato iconico, che è diventato veramente l'icona della pittura di David Hockney. Questo dipinto perché è fondamentale? Perché è la sintesi di tutto questo periodo delle piscine di Hockney. Non ci sono figure umane, ma c'è la presenza della figura umana, cioè c'è lo spruzzo di una persona che si è buttata in piscina. Ora, la straordinaria capacità di sintetizzare l'essenza e il dinamismo umano senza la figura umana. Questo è solo opera di un... Non mi piace la parola genio perché la trovo inflazionata e un po' sciocca, però è il risultato di una mente molto, molto sagace e molto capace. Elisabetta scrive: avremmo voglia tutti di un big splash. Sì, esattamente, è vero, ma dobbiamo portare ancora un po' di pazienza. Questo dipinto, che è un dipinto appunto passato alla storia, è riconoscibilissimo, che poi ha avuto diverse repliche, è stato riprodotto in diverse fasi, in diverse cose, appunto diventato un po' come Marilyn Monroe per Andy Warhol, è diventato il simbolo, no, della pittura di Hockney. Ma io sarei, ma trovo anche riduttivo fermarsi al percorso delle piscine nel caso di Hockney, perché Hockney ha prodotto un'infinità di opere, un'infinità di lavori come dicevo, di tantissimo genere, di tantissimi stili differenti, anche se il termine stile è un termine sempre un po' pericoloso da utilizzare, ma vi faccio vedere per esempio quest'altro dipinto che si intitola American Collectors, collezionisti americani. Questo è un dipinto importantissimo. Per quale motivo è così importante? Perché ha come dire, riassume tutta quella che è la conoscenza, come dicevo, storica della pittura, in questo caso italiana, ma non solo, perché in questo dipinto che ritrae due collezionisti, ci sono appunto sparse opere d'arte, tra cui un totem indiano, fra cui dei bronzi, un bronzo che potrebbe essere un Moor, a giudicare così dall'immagine. E appunto quest'altra scultura in primo piano e cose di questo tipo. Questi due personaggi inseriti in una specie di paesaggio astratto che è la loro stessa villa, qui siamo probabilmente ai bordi di un'ennesima piscina, i colori sono quelli proprio dell'America da film, no? Dell'America delle soap opera.
Scrive Elena, le figure umane sono molto inquietanti, come fantasmi di gente che si è vissuta lì e ora non più. Hai centrato in pieno, mi hai preceduto, stavo dicendo esattamente questa cosa, grazie Elena dell'appunto, e dico una cosa, aggiungo questo, se guardiamo attentamente queste due figure, potrebbero benissimo essere anche loro due opere d'arte collezionate. Non abbiamo la certezza che queste due persone siano i collezionisti. Lo sappiamo dal titolo, ma potrebbe essere anche un titolo ironico per quel che ne sappiamo. La prodezza di Hockney qui qual è? Fa diventare la committenza essa stessa opera d'arte. Se guardate lei in questo abito fucsia, in questo abito appunto di questo colore così, così sfacciato, ne guardiamo i volumi, potrebbe benissimo essere una Madonna senese del 300, per quel che ne sappiamo. Addirittura la posizione del braccio potrebbe suggerire quella di una Madonna che regge il bambino. L'uomo di profilo potrebbe essere benissimo una scultura, magari in questo caso posteriore, a me ricorda le sculture di Palkanol, che è questo scultore tedesco che scolpisce tutto in legno e che ricorda molto Hockney nel suo essere rarefatto, silenzioso. Ma al contempo la costruzione di questo quadro ci ricorda un'annunciazione del 400 fiorentino, per esempio. Lei può essere una Madonna e lui può essere l'angelo. Ricorda un'annunciazione appunto di Leonardo, per quel che ne sappiamo. Quindi, in questo caso, David Hockney cosa fa? Dà al titolo di opera d'arte in sé. Non so se questa è un'interpretazione mia, mi piace però pensare che ci sia una forma di inconsapevole. Di inconscia, come dire, di inconscio omaggio a chi l'ha reso così importante e così famoso. Non senza ironia, queste figure sono ingessate, sono quasi morte, come diceva appunto, come diceva Elena. Quindi non dimentichiamoci di questi aspetti. Quello che noi vediamo non è necessariamente una piaggeria da parte del pittore, anzi. Semplicemente lui è libero, lui dipinge quello che vede, fa quello che vede, lo fa con estrema semplicità, anche se in realtà non è tutt'altro che semplice il suo lavoro. La sua, tra l'altro, è una tecnica molto difficile. Lui è maestro dell'acrilico, usa tantissimo l'acrilico. Ha iniziato con l'olio, ma poi è passato a tecniche miste ed acrilici. Quindi è molto probabile che questi quadri da realizzare siano stati veramente molto, molto difficili. È probabile che lui usasse anche le proiezioni, diapositive per seguire il. E in questo non è altro che un seguace dei grandi del passato. Caravaggio usava, o Latour usavano la famosa camera ottica. Tra l'altro, vi suggerisco di cercare su YouTube, c'è una bellissima trasmissione della BBC che parla proprio, presentata da David Hockney, una trasmissione di una trentina d'anni fa, in cui si parla proprio della camera ottica e di cose di questo tipo. Siccome vedo che il tempo stringe e devo purtroppo andare, non potrò mai occuparmi di tutto il lavoro di Hockney nel tempo, vorrei farvi vedere quest'ultimo lavoro, che è un lavoro tardo, se tardo si può dire di un pittore ancora in vita, e cioè questo percorso che lui ha cominciato a fare sui paesaggi, sono questi. Lui ha prodotto in collaborazione con la Royal Academy di Londra una serie di dipinti sul paesaggio. In questo caso sono delle tele enormi, sono veramente molto molto grandi. E perché vi faccio vedere questi lavori? Perché in questi dipinti lui torna a casa. Dopo la parentesi americana, lui è tornato in Inghilterra, varie vicissitudini, vari percorsi lavorativi, fra cui appunto vi dicevo il teatro, il design, cose di questo tipo, la fotografia, senza mai smettere di dipingere però. E niente, ci fa vedere torna al paesaggio inglese, torna a Constable, torna a Turner. A tutta la grande scuola paesaggistica inglese, lo fa però, e qui è interessante, dopo un lungo processo di ripulitura della pittura,
C'è un bellissimo saggio, non è un vero e proprio saggio, è un'intervista doppia, è un'intervista con saggio di Martin Gayford, che è un grande autore britannico, che si intitola The Bigger Message, il più grande messaggio. Chiaramente è una parafrasi del titolo di The Bigger Splash. E appunto in questo libro, a un certo punto David Hockney parla di quando ha affrontato un dipinto di Claude Lorrain. Claude Lorrain è un pittore francese del Seicento, il famoso Discorso della montagna. Questo è il dipinto di Claude Lorrain. Come vedete, è un dipinto assolutamente classico, molto, molto ben fatto. Naturalmente stiamo parlando di un grande pittore, un contemporaneo di Poussin, quindi insomma. Grande scuola accademica. Il dipinto viene fotografato da David Hockney in altissima risoluzione e poi lentamente lui, dalla fotografia che aveva fatto, che era riuscito a ottenere, o quantomeno dal museo che conservava questo dipinto, produce. Ora risponderò anche a Vincenzo, che mi fa una domanda su Hopper. Produce quella che lui chiama una ripulitura del dipinto di Claude Lorrain. Perché vi faccio vedere questo lavoro? Perché è impressionante come Hockney, dal grandissimo osservatore qual è, come dire, ha preceduto di almeno una decina d'anni l'ossessione della modifica dell'immagine tipica dei nostri tempi. Noi oggi siamo tutti a, come dire, postare su Instagram le nostre immagini e le modifichiamo tutte, le esasperiamo nel colore, nitidezza, punti luce, ombre, tutte queste cose, no? Ecco, lui l'ha fatto a livello pittorico, ha percepito questo, chiamiamolo quasi malessere del tempo contemporaneo, e l'ha trasmesso, ma ormai saranno quasi 20 anni fa, quindi in tempi non sospetti. Questa è una cosa da grandi, questa è una cosa da grande. Vuol dire che quest'uomo ha, come dire, un livello di percezione straordinario. Venendo alla domanda di Vincenzo, che mi scrive, qual è l'influenza della scuola americana, ti rispondo subito: è stato da molti critici, è stato pensato e sostenuto che Hopper fosse un esponente della pop art. Secondo me non è affatto vero, o comunque è una parentesi estremamente, estremamente limitata. Direi che più che subire lui l'influenza della pop art, l'ha fatta subire. Se noi guardiamo i primi lavori di Hockney quando aveva 20-25 anni, vediamo dei Basquiat, ma li vediamo 25 anni prima. Vi faccio per esempio vedere questo lavoro. Questo potrebbe benissimo essere un dipinto di Basquiat, come pure questo, solo che lui l'ha fatto 20 anni prima. E questa è la cosa straordinaria. Se volete ve lo faccio rivedere. Quindi penso che abbia influenzato, chiaramente quando dico influenzato non intendo volutamente, si sta parlando di sinergie, si sta parlando di flussi, riflussi e cose di questo tipo. Ma i suoi lavori sono talmente marcatamente, come dire, sincretici, oserei dire così, raccolgono veramente tutto e hanno la capacità di far convivere tutto. Lui riesce tranquillamente a far convivere un Piero della Francesca a un Basquiat. E i conti tornano sempre. In questo, come dice un saggista, Hammer, è veramente un pittore filosofico per certi versi. Ora non apro questo capitolo che è molto, molto profondo e molto, molto interessante, lo lascio ai filosofi e a chi è interessato. Segnalo eventualmente questo testo, appunto, che è inserito in questo saggio. Appunto di Martin Hammer con l'H, Hammer, e Hockney as a philosophical painter. Come vedete, di fianco hanno messo un Francis Bacon proprio per farci capire qual è
l'ambiente in cui il nostro si è formato e, no, e col quale il nostro ha dialogato. Detto questo, spero che Hockney abbia ancora tantissimo da dirci, perché i suoi dipinti, che da molti vengono considerati rilassanti, riposanti. Ho letto proprio oggi un testo, mentre spulciavo per ripassare un po' la lezione, ho letto un testo dove appunto si parla delle piscine di Hockney come qualcosa di estremamente riposante, estremamente rilassante. Penso che chi ha scritto questo non abbia capito assolutamente nulla di Hockney, nel senso, liberissimo di pensarlo, sia ben chiaro. Ma invece io vedo una grandissima inquietudine, un grandissimo senso di solitudine, e che è tipica poi di tutti quanti, ma vedo anche una capacità di esorcizzare questa paura e questa solitudine, e lo fa in una maniera apparentemente leggera, simpatica, gioiosa, festosa. Lo fa con questo erotismo sfrenato, ma come dire, il substrato di angoscia permane. Riesce a fare dell'angoscia in realtà un'opera d'arte, e di questo gli dobbiamo essere tutti molto molto grati. Vedo che il tempo è volato, sono quasi in difficoltà quando vedo che vi tengo così tanto incollati al computer, e vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima lezione, chiamiamola così, ma al prossimo incontro, perché lezione non vuole essere assolutamente. Questo video, come già il precedente, è stato caricato, questo verrà caricato come il precedente sulla pagina YouTube di Casa Boschi di Stefano, che ringrazio, e proprio in omaggio alla Casa Boschi di Stefano, il prossimo tema sarà Filippo De Pisis, pittore italiano, a mio giudizio assolutamente sottostimato, mentre invece stiamo parlando di forse uno dei più grandi pittori europei del Novecento. Sabato prossimo immergetevi con me nel mondo lancinante e disperato del cosiddetto marchesino pittore, del nostro pittore ferrarese. Leggo un commento di Vladimiro Alvieri, mio maestro di incisione, che saluto. Vero, grande saggista, notevoli le conferenze su Picasso a Los Angeles e Londra. Seguite la pagina di Alvieri perché avete solo da imparare, è un grandissimo incisore ed è un preziosissimo intellettuale. Grazie Vladimiro di aver scritto. E sono molto contento che stiate interagendo in questo modo, è bellissimo e crea un meraviglioso cenacolo online. Intanto grazie, ci vediamo sabato prossimo e che l'arte sia con voi, la pittura sia con voi. A presto e a sabato prossimo. Un abbraccio.